Ciao a tutti, siamo al mercato di Siracusa, nella piazzetta di fronte alla chiesa. Stiamo raccogliendo le firme per Italia Sovrana e Popolare. Anche qui diciamo, abbiamo tanti attivisti che vogliono, che collaborano diciamo, con grande entusiasmo a questa operazione, e quindi vi aspettiamo numerosi. Quindi speriamo che insomma, questa raccolta sia proficua come quella di questi giorni tra Ragusa, Scicli, Caltagirone, e che veniate numerosi. Voi sapete benissimo quello che sta succedendo, anzi diciamo, per la Sicilia c'è una problematica in più. Probabilmente non tutti sanno che Musumeci si è dimesso in anticipo proprio per cercare di sfruttare questo periodo di interregno in cui chiaramente le forze politiche alternative come la nostra avrebbero avuto grande difficoltà a presentarsi. Quindi pensate che cosa hanno escogitato. Non è una cosa che sanno tutti. E in poche parole, ancora la regione siciliana deve far uscire i vademecum con i moduli per la raccolta firme per la regione siciliana, e la data di scadenza è il 26 di agosto. Cioè, avete capito che cosa stanno facendo per impedirci di raccogliere le firme simultaneamente per le politiche e per le regionali? Non hanno fatto uscire i moduli e li faranno uscire probabilmente dopo che noi avremo consegnato questi. Così, consegnati questi, dovremo ricominciare una nuova raccolta firme, mentre stiamo procedendo già al deposito di quelle che abbiamo già raccolto, con tutti annessi e connessi burocratici che potrebbero chiaramente metterci in ulteriore difficoltà. Quindi questo non solo, quindi il governo nazionale ha compiuto un atto palesemente eversivo con queste elezioni con scadenze sotto Ferragosto, spingendo proprio la raccolta nel cuore della settimana di Ferragosto, in modo tale che non ci fosse nessuno nei luoghi di residenza, che non ci fossero autenticatori, che non ci fosse nessuno. Ma su questo la regione siciliana ha un'ulteriore scadenza, ok? Quindi praticamente siamo in una morsa eversiva. Ecco perché io vi invito a venire a votare, perché la situazione non è normale. Veramente, cioè, a venire in questo caso a firmare, perché dobbiamo assolutamente presentarci, perché la situazione non è normale. È veramente, siamo nel corso di un colpo di Stato non dichiarato, di un colpo di Stato in piena regola, perché chiaramente non hanno dato la possibilità a chi era fuori dal Parlamento, ai gruppi che si sono costituiti, alle nuove formazioni politiche, di poter espletare le procedure, sia pur burocratiche, trovare la quadra sui candidati anche per la Sicilia. Cioè, è una cosa incredibile. Cioè, mentre stiamo procedendo alla raccolta firme, già dobbiamo pensare anche alla compilazione delle liste dei candidati della regione siciliana per raccogliere le firme la settimana in cui dobbiamo depositare queste delle nazionali. Ma vi rendete conto? È incredibile. Mentre i partiti di sistema non avranno nessuno di questi obblighi, è uno scandalo. Io dico che tutti i partiti dovrebbero mettersi in strada a raccogliere le firme, perché non è assolutamente detto che Forza Italia, il PD e tutti gli altri abbiano poi diciamo, un seguito tale e un ascendente tale su chi li vota da spingerli addirittura a interrompere le ferie la settimana di Ferragosto per venire a firmare.
sono dei vigliacchi, perché avrebbero dovuto anche loro mettersi a raccogliere firme come noi, la stessa cosa, perché non è detto che una forza che è già rappresentata in Parlamento sia una forza che rappresenta il popolo a tal punto da potersi evitare la raccolta delle firme che ha imposto invece a noi altri che siamo giustamente fuori dal sistema e che stiamo rappresentando gli interessi dei cittadini italiani. Questi criminali adesso hanno allentato il guinzaglio perché ci vogliono in qualche modo rassicurare la cittadinanza, ci stanno chiaramente pure mediaticamente in qualche modo rassicurando, e poi ci mettono sempre di fronte a delle informazioni, a delle notizie che tendono in qualche modo a depistarci, che tendono a distrarci da quelle che sono le scadenze gravi per il paese, perché poi in autunno, nel momento in cui questi riconsolideranno il loro potere eversivo, finiranno di distruggere questo paese, finiranno di portarci al fallimento, perché questo è il loro obiettivo. Quindi non volevano arrivare all'autunno, perché all'autunno chiunque si fosse trovato lì con l'imminenza della scadenza elettorale avrebbe dovuto affrontare delle misure, portare avanti delle misure impopolari. Quindi per evitare questo hanno preferito far cadere il governo d'estate, creare tutta questa situazione eversiva, anticipare pure la caduta, perché Musumeci si è dimesso apposta, del governo della regione siciliana, proprio per metterci nelle condizioni di non poterci presentare, cioè metterci di fronte ad un muro invalicabile per poter accedere alle istituzioni, perché fossimo tagliati fuori. Quindi attenzione, il Partito Democratico ha già annunciato che vuole mettere l'obbligo vaccinale per tutti, con questi prodotti sperimentali, benefici, perché comunque stanno producendo effetti avversi agli OSA. Ecco, e noi siamo qui a raccogliere le firme per voi, per potervi rappresentare e per poter dare una voce a tutte quelle persone che oggi veramente devono, secondo me, obbligatoriamente dare un segnale di risveglio civico di fronte a questi mascalzoni, a questi eversivi, a questi criminali che ci stanno mettendo nelle condizioni veramente di non poter godere dei nostri diritti civili e umani. Quindi in serbo per noi hanno il fallimento delle attività economiche e produttive, la distruzione del tessuto socio-economico del paese, una gestione dittatoriale di tutte le libertà individuali, che sono libertà chiaramente connesse alla natura dell'uomo, cioè la libertà di movimento, la libertà chiaramente di esercitare il diritto al lavoro. Attenzione, veramente la situazione è drammatica. Quindi io sono qui in Sicilia, mica per un caso, sono qui per dare una mano, per fare una cosa importante, veramente importante, per realizzare un percorso e per dare uno schiaffo in faccia a questi maledetti criminali che ci vogliono fuori dalle istituzioni, perché ci vogliono insabbiare le nostre lotte, le nostre battaglie, vogliono fare finta che vada tutto bene, perché la maggior parte della gente non possa vedere che quello che loro gli indicano, cioè dove loro puntano i riflettori, ma non è così, purtroppo non è così. Noi dobbiamo aiutare la gente a rendersi conto, quindi venite numerosi al mercato di Siracusa, nella piazzetta dove ci sono, diciamo, dei giochi per bambini antistante la chiesa. Qui abbiamo creato un banchetto, ci stiamo trattenendo con delle persone, mi sono dovuta allontanare perché altrimenti non si sarebbe sentito, diciamo, l'audio, e io già non è che abbia una gran voce. Quindi vi aspetto tutti qui, tutti i cittadini di Siracusa e dintorni, venite qui, perché insomma la raccolta firme per fortuna ha avuto una svolta positiva da che sono qui, ne abbiamo raccolte tantissime.
e sono stata molto impegnata mattina, pomeriggio e sera fino a notte, diciamo, si può dire. Grazie per tutto per il contributo che state dando alla causa. Se avete amici, parenti, vicini, che dir si voglia, mandateli qui a firmare. Grazie, ciao.